Siamo a Robecco con l'assessore delegato allo sport Andrea Noè, con Riccardo Barlam, che scopriamo adesso noi dell'Alto Milanese Magentino come regista. In realtà è un giornalista del Sole 24 sì, Ore. Il mio lavoro è giornalista, faccio giornalista e vivo a Cassinetti di Lugagnano, vicino qui a Robecco, nella squadra di ciclismo di questo signore che è un campione. E ho deciso a un certo punto di fare questo film per far conoscere la storia di questi 7 ragazzi che sono nati alle Paralimpiadi di Rio, che sono tra i più forti d'Italia. Hanno vinto un sacco di medaglie e appunto siccome fanno uno sport che forse pochi conoscono ho girato questo film, si chiama I Pesci Combattenti, che sono un po' speciali, ecco. E anche sono forti ma non si fermano durante le difficoltà. A breve ci sarà la proiezione, saranno presenti anche gli atleti, giusto? Sì, ci sono tanti atleti, ci saranno due atleti che sono stati a Rio, che una è Ariona Trini, campionessa mondiale in carica di 100 e 200 sia libero ST4, medaglia d'argento alle Paralimpiadi di Rio, e Arianna Talamona, che è campionessa europea, è stata a Rio e finalista, mi sembra, nei 200 misti, che saranno qui questa sera con noi. Gli altri non ci sono perché si stanno preparando per il mondiale di nuoto paralimpico che dovevano svolgersi all'inizio di settembre in Messico, ma c'è stato il terremoto, quindi sono andati lì, sono tornati indietro, si stanno ripreparando per una seconda volta, quindi sono anche un po' sotto pressione e partiranno le prossime settimane per la città del Messico. Lo è quindi un evento importantissimo, portato a Robecco. Ma io sto facendo di tutto per promuovere lo sport a Robecco, non solamente ovviamente quello che pratico io, il ciclismo, ma lo sport anche di personaggi importanti e sport magari che nessuno conosce. Io sono onorato di essere qua con Barlan, che conosco da tanto tempo, portiamo avanti un discorso di sport, questa sera uno sport inclusivo, perché lo sport è di tutti. Dopo Nibali abbiamo portato Nicola Orlando e oggi è le campionesse delle Paralimpiadi. Okay. Un auguro in bocca al lupo, ma la serata è già completa, soldato. La serata è completa, siamo contenti, adesso sono arrivate le campionesse. Riccardo, è appena arrivata una delle atleti, delle tue atleti che hai descritto nel film, con chi abbiamo la fortuna di parlare? Allora, Ariola Trini è uno dei motivi per cui ho fatto questo film, che è una campionessa veramente forte, categoria S4, argento Olimpiadi per i 56 libero, non ha vinto l'oro nei 100 e 200 che sono le sue gare perché non c'erano le Olimpiadi, perché fino a qualche tempo fa aveva il record mondiale nei 100 e 200. È campionessa mondiale in carica nel 50 dorso. Sono contento che è venuta questa sera. Raccontaci un po' delle tue esperienze agonistiche, no? Quello che vuoi. Allora, fare diciamo un'esperienza con la nazionale è sempre un qualcosa di meraviglioso. Queste trasferte regalano veramente delle emozioni fortissime, perché comunque ti permettono di capire il percorso che hai fatto e a cosa ti può portare, i risultati che puoi ottenere, a come puoi superare i tuoi limiti grazie al lavoro che hai fatto, e quindi far parte appunto della nazionale è qualcosa di bellissimo, di davvero emozionante, e quando poi riesci anche a coronare il tuo sogno e a vincere qualcosa è davvero tutto quello che un atleta potrebbe sognare, chi sogna. Ti riconosci nel titolo del film Pesci Combattente? Sì, assolutamente sì, primo perché comunque un pesce ha come elemento naturale l'acqua e io in acqua ogni volta mi sento rinascere, e secondo perché noi diciamo che continuiamo a combattere ogni giorno e per ottenere quello che vogliamo, questo sia a livello sportivo che nella vita di tutti i giorni. Quindi chiediamo a Riccardo Pesci Combattenti perché l'hai conosciuto, hai capito? Sì, che esatto, non mollano mai e sono forti. Grazie, okay. Grazie e buona visione del La TV della grande adesso.
saluti a tutti i telespettatori. Grazie per la nostra sempre nell'organizzare questi momenti, secondo me, di grande valore per tutta la comunità. Ringraziamo Don Emanuele per averci ospitati e tutto lo staff del Cinema Teatro Gorà per la loro disponibilità sempre preziosa. Grazie.